Assessore, l'importanza del ricordo e perché celebrare all'interno delle scuole? Abbiamo preparato le nostre bambine e i nostri bambini. Abbiamo iniziato a parlare di mafia nel piano di offerta formativa sin dall'inizio dell'anno, affinché il 21 marzo non fosse solo la unica giornata in cui si ricorda la violenza, ma si possa creare davvero una cultura della legalità. Bambine e bambini che sin da piccoli riflettono su questa lista surreale che stamattina abbiamo letto, infinita. Sembrava non finisse mai e purtroppo non finisce, ma la nostra società, soprattutto dai più piccoli, deve venire la forza di dire no, di interrompere questa lista di dolore e di sangue, quindi è importantissimo anche dal punto di vista didattico partire da loro e con loro. Il lavoro straordinario che abbiamo fatto tutti insieme, lo diceva la rappresentante di Libera stamattina, è l'unica cura che possiamo avere, avere il coraggio di dirci le cose, avere il coraggio di dirlo anche con la condivisione con i più piccoli. Grazie mille. Grazie. Allora, la maestra Giusi ci ha fatto fare questo lavoro sulla mafia, raccontare tutte queste persone, e oggi ci troviamo qua a dire tutte le persone che hanno combattuto per la mafia, che poi sono morte. A Librino ci sarà sì, questo orto, e noi cosa faremo? Ci andremo a piantare questa sì, pianta. Questa pianta. E ogni pianta? Ogni pianta. Il nome che sono le persone, una vittima. Faremo poi un incontro, perché noi abbiamo scelto Giovanni Lizio, e quindi faremo un incontro col nipote, con Antonio Guglielmino, che è il nipote proprio di Giovanni Lizio, per la scuola, e l'abbiamo inserito nel progetto di legalità. Faremo quindi, abbiamo allargato un po' al plesso, diciamo, non solo alla classe che in prima persona ci ha lavorato.